L'argomento del video di oggi sono due novità shoujo, due primi volumi sui quali vi do la mia opinione, molto soggettiva, ma vi racconto un qualcosina anche della trama, così vi potete fare un'idea e posso magari consigliarvi qualcosa che potrebbe interessarvi e a cui non avete ancora deciso di dare un'opportunità? Non lo so. Vi dirò cosa ne penso, se continuerò o meno queste storie, che sono molto molto diverse l'una dall'altra, però trattandosi di due manga romantici, ho deciso di accorparli e di fare le mie prime impressioni insieme per entrambe in quest'unico video. Sarà un video lungo, probabilmente, quindi mettetevi comodi e se vi ho incuriositi, restate con me fino alla fine. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, leggo manga, leggo fumetti in generale in realtà, principalmente manga, però, e su questo canale ve ne parlo. A me piace molto il genere romantico, probabilmente se mi seguite lo saprete già molto bene. Le due opere, di cui parliamo oggi sono due manga romantici. Entrambe sono uscite nel corso di questi ultimi 2 mesi, quest'ultimo periodo. Sono le due più recenti uscite shoujo del momento, se non sbaglio. Io le ho prese entrambe perché mi ispiravano, avevo alte aspettative, ma saranno state confermate o tradite queste mie aspettative? Ma ora ne parliamo. Chiaramente si tratta di pareri soggettivi, perciò se da quello che vi racconto vi può piacere come opera e poi vi dico che a me in realtà non è piaciuta, non fatevi fermare assolutamente da questo. Io l'ho già letta, posso permettervi di farvi un'idea tramite il mio parere, però ognuno poi ha il suo. Ma ve le presento brevemente così capiamo subito di cosa stiamo parlando, poi andiamo con una alla volta. Abbiamo Chokin on Love, volume 1, edito Star Comics, di questo shoujo scolastico in ambientazione universitaria o comunque di accademia, quindi protagonisti più grandi, non che vanno alle superiori, come è molto classico vedere negli shoujo, ma non per forza. Io apprezzo molto, devo dire, gli shoujo romantici con ambientazione scolastica. Questa è un'ambientazione un pochettino diversa, giusto per avere subito il quadro generale. L'autrice è Keiko Iwashita, la stessa di Living Room Matsunaga-san, completa in 11 volumi, un'opera che io ho qui, che non si vede, ma è qui, che avevo apprezzato molto, in quel caso protagonista che frequenta le superiori, che si ritrova in una share house a convivere con diverse persone, tra cui il ragazzo più grande che già lavora e che le piace. E quindi una situazione molto interessante e molto particolare. Qui completamente diversa, però, con questi nostri protagonisti, con questa ambientazione un po' più artistica. È un'accademia d'arte. Lui suona, vabbè, adesso ne parliamo un po' meglio. I volumi costano 6,50 € l'uno. Sull'edizione niente da dire, la solita semplicissima star degli shoujo di adesso, vabbè, non ci interessa. Tra poco vediamo la trama. Comunque è uno shoujo romantico con questi elementi artistici, mentre l'altro di cui vi parlo è qualcosa di completamente diverso. Edito Magic Press al prezzo di 6,90 € Seventh Time Loop. In questo caso un'opera fantasy, sempre romantica, scritta da Toko Amekawa con i disegni di Inoki Kino e il character design di Wan Hachipisu. I personaggi rappresentati nel manga si basano su quelli realizzati dal character designer della light novel. Una light novel in corso, 6 volumi in corso, come anche il manga, 6 volumi in corso, c'è anche l'anime in questo caso. Un'opera fantasy molto particolare. Seventh Time Loop ci suggerisce qualcosa che ha a che fare con viaggi del tempo, loop temporali. Non loop tediosi di parti che continuano a ripetersi, la protagonista deve continuamente riviverli e noi con lei. In questo senso no, perché la storia parte nel settimo loop temporale per lei e noi seguiremo questa parte della storia. Poi mi spiegherò molto meglio, perché in realtà partiamo con Chokin on Love. Ibari frequenta un'accademia d'arte. Il suo obiettivo è quello di diventare una designer, però ha qualche difficoltà nell'uscire dagli schemi. I professori le dicono: mi sembra che ciò che realizza è noioso. Insomma, ha un po' di difficoltà in questo momento e tra l'altro si impegna moltissimo anche nel suo lavoro part-time che toglie del tempo al suo studio. E proprio in ambiente di suo lavoro part-time, in questo ristorante, lei conosce quello che sarà il suo
interesse amoroso, chiaramente. È un momento critico in cui lei si mette a lavorare in un momento di pausa perché deve consegnare questo compito tipo l'indomani a pochissimo tempo, se non fosse che i ragazzi del tavolo accanto iniziano a fare casino e tirano un bicchiere d'acqua sul PC. Disastro, perché lei doveva lavorare su quel PC. E quindi l'inizio è veramente pessimo, eccolo lui, ma per fortuna si fa perdonare trascinando letteralmente la protagonista ignara fino a casa sua, dove c'è un PC e quindi può lavorare tranquillamente da lì. E questo li avvicinerà subito, perché vediamo l'entusiasmo di questo ragazzo, lei che ne rimane colpita, che riesce anche un po' a uscire dagli schemi grazie a lui, a quello che la spinge a fare, a come la ispira, diciamo. Tra l'altro lui è un musicista, eccolo qua, con i suoi amici ha una band, si esibiscono e quindi presto la protagonista conosce anche loro ed entra un po' in questo mondo. Tanto che le verrà anche chiesto di realizzare un nuovo dei poster, insomma lei è una designer, chi meglio di lei potrebbe aiutarli con questo compito. Solo che l'inizio di questo rapporto tra loro è stato veramente pessimo, non è che lei propriamente sopporta questo ragazzo, anche se l'ha colpita, e quindi vedremo cosa succede. I disegni sono stupendi, ma i disegni di questa autrice sono veramente una garanzia, perché già con Living Room Matsunaga-san aveva dimostrato di saper fare veramente delle belle, bellissime cose. Veramente i disegni sono un grande punto di forza per quanto mi riguarda. Interessante anche l'ambiente artistico, anche se non vediamo proprio le lezioni, però vediamo lei che va a presentare questo progetto che realizza a un certo punto, piuttosto che una mostra che è stata messa lì, dove lei passa. E interessante anche il fatto che lui sia un musicista, quindi anche questo interesse al di fuori dell'arte, perché comunque lui è iscritto alla stessa accademia, solo in dipartimenti diversi dove loro non si erano mai incontrati, quindi. Però ha anche questa passione per la musica, ci sono delle fan di mezzo, quindi interessante. Ci sono anche dei momenti che fanno un po' divertire, insomma, magari vi li lascio scoprire a voi nella lettura, però più che altro è un'opera sentimentale che a me ha fatto pensare un po' a Riflessi di luce. Pur essendo completamente diversa, Riflessi di luce, di cui vi ho parlato anche in un video abbastanza recente, ha degli elementi comuni con Choking on Love, il che è un po' strano da dire, ma adesso io mi spiego meglio. Abbiamo una protagonista che frequenta una scuola d'arte, che incontra questi musicisti, questo ragazzo in particolare, con cui non va subito d'accordo, ma che poi le chiede di realizzare un qualcosa di artistico che serve per la band. Ecco, Riflessi di luce. In realtà Riflessi di luce è qualcosa di molto più complicato di cui parlare, perché poi tira fuori temi psicologici, la protagonista ha delle grandi cose da affrontare già all'inizio, più c'è tutto il suo passato da scoprire, anche gli altri personaggi man mano si svelano e raccontano tutte quelle loro debolezze, quelle loro problematiche ancora da affrontare, quindi in realtà Riflessi di luce è qualcosa di molto più grande da esplorare, da scoprire. Però questi elementi di Choking on Love mi hanno proprio richiamato il fumetto di Giada Romano. Nella lettura subito ho collegato i puntini, vabbè, così, questo era proprio un appunto, una cosa che volevo dirvi in più. Abbiamo anche dei momenti in cui vediamo questi ragazzi che suonano, non c'è questa attenzione nel raccontarci precisamente cosa suonino, però insomma un po' qualcosa ci fanno capire, ma resta un qualcosa di semplicemente visivo che trasmette poco, ma non so se mi spiego. In ogni caso, sentimenti li abbiamo già nel primo volume. Già nel primo volume si sviluppa un qualcosa, non capiamo bene, ci vuole ancora un attimo, però già nel primo volume non è che si sviluppa lentamente, capiremo dopo. Abbiamo già un buon inizio, abbiamo già un qualcosa già qui. Non voglio entrare nei dettagli, ma proprio perché non vi posso raccontare io tutto. Peccato che, devo dire, non credo di andare avanti con questa lettura, almeno per il momento leggo già tante altre cose e di continuare anche Choking on Love non ne sento la necessità. Cosa mi ha lasciato perplessa? Prima di tutto il fatto che molti momenti sembrano davvero surreali, che vabbè,
è uno shoujo romantico, non è che è una storia vera, che deve essere super fedele alla realtà, ovvio. Però se io leggo vorrei che ci fosse quella sospensione dell'incredulità per cui la storia mi assorbe e io, tra virgolette, ci credo mentre leggo. Comunque non inizio a farmi dubbi su cosa sto vedendo e a dire, forse no, forse non è normale. Non mi vengono questi pensieri perché sono assorbita nella storia. Questo non mi è successo con Choking on Love, purtroppo, ma a partire dal momento a cui ho fatto cenno prima, in cui loro litigano al locale perché la protagonista si ritrova a non poter usare il suo computer e lui letteralmente la prende, se la carica in spalla e se la porta via e lei non ha idea di dove stiano andando e toh, sono fuori da casa sua, è notte, entra in casa mia tizia perché ho un computer e puoi lavorare da lì, ma normalissimo, credibilissimo, tranquillissimo. Ma come questo c'è tanto altro, insomma sono molti momenti in cui mi sono proprio fermata e ho detto ok, forse no. Quindi non mi ha presa, non mi sono immersa così tanto nella lettura. Poi io ci sono anche dei momenti belli emozionali, ma mettendoli sui piatti della bilancia, per me rimane il fatto che non mi ha preso abbastanza quest'opera. Inoltre fa una cosa che io ho trovato davvero non necessaria. Cioè, secondo me questo volume ha delle buone premesse, ma forse esagera, forse c'è troppo, troppo tutto insieme già nel primo volume, che vabbè, è l'inizio, vuole farci capire come sarà l'intera storia, quali saranno gli elementi basi, fondamentali che rimarranno, va bene, però non speravo in questo, ovvero subito già in questo primo volume compare anche un terzo incomodo, del quale riusciamo a capire anche abbastanza di cosa pensa, eccetera. Quindi era necessario? Quando l'ho visto ho detto, ma ok, forse proprio non mi interessa. Che poi in realtà nelle opere romantiche, negli shoujo romantici che ho letto finora, le dinamiche dove compariva il terzo incomodo, non la tipa a cui piace lui e deve dare fastidio, veramente esasperare tutti, lettori compresi, il terzo incomodo maschio che magari è un po' sfigatino, che tu dici sì, ma lui non è quello che verrà scelto, perché la storia è tra loro due, ci sono loro due in copertina. Ecco, quando compare questo tipo di terzo incomodo, a me piace anche, di solito mi ci affeziono molto, è la mia maledizione. Però in questo caso, boh, l'ho visto e ho proprio detto no, per favore. Quindi non mi ha convinto del tutto Choking on Love. Sinceramente, io sono anche facilitata dal fatto che una mia amica lo sta comprando, che noi ci prestiamo a vicenda dei manga, quindi se un domani le dicessi guarda, mi presti dal volume 2 in poi, ma lei molto probabilmente mi direbbe di sì. Quindi per me non è un addio per forza con quest'opera decidendo di non continuarla. Poi magari sentendo pareri positivi in futuro posso anche decidere di riprenderla, però anche se fosse, diciamo che non mi perdo niente perché ho sempre modo di leggerla perché so che c'è la mia amica che la sta leggendo e mal che vada potrei chiedere a lei come lei chiede a me tante altre cose che non sta prendendo. Ma per il momento, considerando tutte le serie che seguo e mi stanno piacendo molto di più, Choking on Love, questo primo volume, non mi ha dato abbastanza motivazioni per andare avanti. È stata una lettura piacevole, sicuramente ha degli elementi interessanti, il carattere leggerino, carino, innocentino, almeno all'inizio, ma mi aspetto resti. È quello tipico degli shoujo romantici che sono abituata a leggere di questi ultimi anni, ma con un'ambientazione diversa, con questi altri temi, con lui che vive da solo, lei forse no, però entrambi che non sono alle superiori, sono più grandi, ci sono questi locali dove lui va a suonare, dove lei è già andata a vedere, già in questo primo volume, insomma, abbiamo degli elementi diversi da quelli che mi vengono in mente negli ultimi shoujo recenti che io ho letto, almeno, con altre caratteristiche, un'atmosfera tipicamente shoujo. Sicuramente uno shoujo molto valido per chi apprezza le opere shoujo romantiche, per chi apprezza il romantico in generale, e sicuramente anche per chi si approccia a questo tipo di opere adesso, capendo che gli piacciono cose romantiche, vuole magari provare anche con i manga. Ma assolutamente è valido. Nel mio caso, forse inizio a essere un pochettino fuori target o a cercare qualcosa. Sempre così, sempre romantico, però diverso, che mi dia anche qualcos'altro. Quindi, Choking on Love, bellino, piacevole da leggere, ok, ma
non mi ha fatto venire voglia di continuare, quindi per il momento io credo proprio che con la lettura mi fermerò qui. Come mi sono fermata, tra l'altro, anche con Inazuma e Romance, al secondo volume. Dai, aggiungiamoci questo parere bonus. Inazuma e Romance, che adesso vi mostro dal secondo volume, io di questo vi ho dato il mio parere, ma proprio giusto in un video acquisti, quando l'ho comprato, una storia ambientata alle superiori, in questo caso dall'autrice di Un bacio a mezzanotte, che mi era piaciuto molto, molto divertente, molto particolare, anche in questo caso particolare perché abbiamo lui che ha tipo 20 anni o poco più, però va alle superiori con tutti gli altri, e gli altri un po' lo temono perché c'ha questa cicatrice in faccia che gli ha assicurato il suo soprannome di Inazuma, quindi fulmine, una cicatrice che non somiglia per niente a un fulmine, e poi tutti sanno che lui è più grande, quindi ok, teniamolo alla larga, non si sa perché lui frequenti le superiori, in realtà la storia è andata avanti, probabilmente si è già anche scoperto, però anche in questo caso non ho avuto voglia di continuare con questa lettura, perché la protagonista mi è sembrata proprio pressante, appiccicosa, ok, si capisce da subito che anche lui in qualche modo è attratto da lei, in qualche modo prova dell'affetto nei suoi confronti. Lei che all'improvviso capisce che le piace lui, però lui non vuole subito mettere in mezzo una relazione, vuole tenerla a distanza, lei diventa di un appiccicoso che se non fosse reciproco sarebbe veramente fastidioso in un contesto reale. E quindi anche in questo caso, ma poi qua c'è proprio una scena surreale, quella in cui lui è ubriaco. Io l'ho trovata veramente surreale e quindi vabbè, basta. Anche in Azuma e Romance ho deciso di non continuarlo. Ho letto fino al 2, per me siamo a posto. Anche in questo caso c'è la mia amica che potrebbe prestarmelo se cambiassi idea. Ditemi magari cosa ne pensate voi, se lo state leggendo, se ne vale la pena. Veniamo al secondo shoujo romantico di cui dovevo parlarvi oggi, ovvero Seventh Time Loop, il settimo loop temporale. Il sottotitolo tradotto in italiano ci dice «La vita spensierata di una scaltra nobildonna che sposa il suo acerrimo nemico». E già questo ci fa capire tanto. Ma permettetemi una piccola digressione sul fatto che il titolo originale o la traduzione inglese, io sono abbastanza convinta che ci fosse la parola «villainess», che non è stata mantenuta nella traduzione italiana. Villainess, ovvero la cattiva. Questa è un'opera che ci parla di una cattiva, perché c'è quell'elemento tipico che stabilisce che la storia parla di una cattiva, perché in realtà la protagonista non è cattiva, parliamoci chiaro. E allora perché è cattiva nel titolo? Ma fatemelo dire, perché io apprezzo sempre un sacco queste opere, ci hanno fatto diversi anime, e questa penso sia ufficialmente la prima opera su una cattiva che arriva da noi. In realtà c'è stato anche un manga Yuri dove abbiamo una cattiva, dove in realtà c'è la protagonista che si innamora della cattiva. È un'opera abbastanza assurda, non nelle mie corde, ho capito, però vi segnalo che c'è anche quella. Semplicemente si tratta di qualcosa di completamente diverso, mentre questa ha quella scena che stabilisce che sì, stiamo parlando di una cattiva. E ora mi spiego. C'è un tipo di opere nelle quali si dice che la protagonista sia cattiva, che lo sia o meno, perché abbiamo questa scena tipica che non so da dove sia uscita inizialmente per aver ispirato poi questo filone che sta spopolando un casino in questi ultimi anni e che da noi è arrivato solo con questo. Raga, dov'è Katarina Claes? E tutte le altre cattive iconiche e fantastiche dei manga, che poi iniziano nelle light novel di solito, però dettagli, di cui abbiamo anche gli anime. Insomma, quella scena è la scena tipica in cui la protagonista, che è una principessa, una duchessa, una nobildonna, anche lei non mi ricordo precisamente, però è una nobildonna, è fidanzata con il principe e il principe a questo ballo davanti a tutti decide di sciogliere il fidanzamento, così pubblicamente, e nel farlo l'accusa di tutti i suoi crimini. Questa è una scena tipica di queste opere sulle cattive, che non manca mai, o che tu sai che a un certo punto ci sarà. In Amefura, Katarina Claes sa che quando crescerà e arriverà il momento del ballo, il principe scioglierà il fidanzamento con lei e sa che poi sarà cacciata o al peggio uccisa, e quindi si allena per tutta la vita per sopravvivere, per poter combattere. La storia di Aileen Loren d'Autriche inizia con lei che
vede sciogliersi il suo fidanzamento con il principe e decide di andare a proporsi come nuova fidanzata del Demon Lord, di quello che sarebbe il cattivo della storia, e a tutti i costi deve riuscire a sposarsi con lui. E anche la storia della principessa bibliofila inizia con lei che viene accusata da questa buona fintissima della situazione, che dice che lei l'avrebbe spinta dalle scale, le avrebbe fatto chissà quale altra cattiveria. E quella non è proprio tipicamente una storia sulle cattive, è molto tenerina, molto romantica, molto, molto estremamente romantica, ma abbiamo sempre quel momento in cui la cattiva, che in realtà è la protagonista, cattiva o meno, viene accusata di qualcosa e o la questione finisce lì, oppure abbiamo proprio il momento in cui il fidanzamento che lei ha già si scioglie. Beh, la storia di lei, che si chiama Rishe, sì, Rishe, inizia proprio in questo momento, un momento che però lei ha già vissuto per 7 volte. Rishe è una nobildonna che a un certo punto vede il suo fidanzamento che viene sciolto in questo modo dal principe. E vi dicevo che è già la 7ª volta che le succede, perché lei è in questo loop temporale, che nella storia noi non vediamo in un modo ripetitivo. La storia inizia in questo momento, sapendo che l'ha già vissuto tante volte, e lei fa riferimento a queste vite già vissute che le hanno permesso di accumulare del sapere estremamente utile. Infatti all'inizio, quando Rishe si ritrova nella stessa situazione di prima e ci si ritrova perché è appena morta nella vita che ha appena vissuto, insomma, lei muore e si ritrova lì, al ballo, dove viene sciolto il fidanzamento. Lei sa benissimo cosa sta per succedere, sa che deve sbrigarsi, se no i suoi genitori sapranno che il fidanzamento col principe è stato sciolto, la sbatteranno fuori casa senza che lei possa neanche prendere delle sue cose per sopravvivere e dovrà capire appunto come sopravvivere. La prima volta scopriamo che l'hanno trovata dei mercanti, l'hanno presa con loro e ha imparato il mestiere dei mercanti e grazie a loro ha potuto anche esplorare i vari regni di questo mondo, il che riuscire ad esplorare proprio, a scoprire il mondo, è diventato il suo nuovo sogno, perché prima il suo valore era semplicemente quello di essere la fidanzata, la promessa sposa del principe. Lei non doveva essere nient'altro, non poteva neanche studiare quello che voleva. Invece così ha trovato il suo valore, ha trovato il suo vero sogno, appunto quello di esplorare questi altri regni, scoprire come si vive lì, eccetera. Poi però in ogni vita che ha vissuto, sempre facendo lavori diversi, imparando cose diverse, a un certo punto lei è sempre morta sui 20 anni, non mi ricordo, e si è ritrovata di nuovo nel momento in cui il suo fidanzamento viene sciolto. Nella sua ultima vita, in particolare, si è finta un ragazzo, è diventata un soldato ed è stata uccisa da questo imperatore cattivo che scatena una guerra contro tipo tutti i regni per conquistarli. Fatto sta che la nostra Rishe questa volta dice: va bene, devo rifare tutto da capo, adesso provo a sbrigarmi. Così vedo se riesco a migliorare sempre la situazione, a vedere come cambiano le cose. Peccato che cambiando strada per sbrigarsi incontra proprio lui, quello che l'ha appena uccisa in un'altra vita. Si tratta dell'imperatore Arnold Hayne, lei si ricorda bene di lui, lui non la conosce. Inaspettatamente lui rimane colpito da lei in questa vita, perché lei si butta da un terrazzo per sbrigarsi, per non passare dalla porta principale, si butta da un terrazzo. Questo porta a un grandissimo cambiamento degli eventi che stabilirà il corso di questa sua nuova vita, perché appunto in ogni vita lei ha sempre fatto cose diverse, imparato cose diverse, e questa volta succede che lui le fa una proposta di matrimonio e quindi la sua nuova prospettiva. La nuova cosa che può fare questa volta è accettare di sposarlo, anche se lui, aiuto, cioè, sì, ha un qualcosa di oscuro che ancora non si capisce, però, insomma, è determinato a sposarla, però, la protagonista riesce ad ottenere da lui, qualcosa che le fa dire: va bene, allora sì, allora posso sposarlo, posso fare questa vita. Ovvero, la sua nazione è quella che lei non è mai riuscita ad esplorare. Perché a una certa, quando aveva la possibilità di andarci, si è sempre scatenata questa guerra e quindi lei non ha mai potuto vedere il suo impero. Inoltre ha sempre faticato molto
quando è stata mercante, quando è stata speziale, quando è stata cameriera, tutte le sue vite le ha sempre faticato molto. E quindi in questa vita vuole solo oziare e fare quello che più le piace, però rimanendo bene o male in tranquillità. E quindi riesce a ottenere questo e decide che ok, andrà con lui e lo sposerà. E questa è proprio la storia di questa protagonista, la scaltra nobildonna, che sposa il suo acerrimo nemico perché ottiene di poter vivere nell'ozio. Una particolarità di questa storia, ma tra l'altro i disegni sono molto molto carini, molto piacevoli, è il fatto che la protagonista ha accumulato tutto questo sapere, tutte queste competenze dalle sue vite passate e questo le sarà estremamente utile e inoltre sarà sempre in grado di sorprendere gli altri con le sue trovate. Quindi non è la tipica nobildonna che non conosce il mondo o che passa le sue giornate a ricamare. Lei ha la passione per le erbe medicinali, per dirne una, ma sa anche combattere. E sono proprio queste sue particolarità che affascinano Arnold Hayne, questo imperatore che ha deciso di sposarla. Poi si capisce un po' meglio il suo personaggio leggendo, ma sicuramente c'è tanto altro da scoprire, proprio perché lui sembra che ha qualcosa dentro di sé di oscuro, che magari sarà proprio ciò che porterà allo scoppiare della guerra. Insomma, è un personaggio un po' misterioso, un po' interessante. Altra particolarità della protagonista, anche quando capitano dei momenti di ingiustizia in cui lei appunto assiste a un'ingiustizia, in realtà, cosa ci aspettiamo? Che lei si arrabbi perché lei viene definita la cattiva, che magari abbia un po' questo carattere autoritario, anche all'inizio quando viene appunto ripudiata dal fidanzato. Dobbiamo aspettarci che si arrabbi, che si rifaccia sulla ragazza che adesso piace al principe, per cui lui l'ha lasciata. In realtà la protagonista si dimostra molto buona da questo punto di vista, quindi ci sono diversi momenti in cui lei potrebbe arrabbiarsi con qualcuno che si è comportato male, perché questa persona sa di essersi comportata male ed è chiaro anche alla protagonista. Lei potrebbe arrabbiarsi, potrebbe condannarla, potrebbe farla finire male, e invece dà speranza a questa persona, fa capire che non doveva fare queste cose, certo, mette questa persona su un'altra via perché le trova il posto utile o le dà il consiglio utile. E questa cosa mi ha sorpreso molto. In questo primo volume un po' si intuisce, ma non è così chiaro. Mi sto riferendo a quello che si vede anche nell'anime. C'è proprio un caso particolare in cui lei potrebbe andarci giù pesante con un personaggio e invece dice: ok, ti sei comportata male, ma tu potresti essere molto utile se facessi quest'altra cosa. E quindi proprio svolta la vita di questa persona, che era un po' la cattiva in quella situazione. Questo l'ho trovato molto, molto carino, molto sorprendente. È un altro lato positivo di questa protagonista, che ho apprezzato molto. Ora, io l'anime non l'ho visto moltissimo tempo fa, quindi leggendo questo volume mi sono affiorati i ricordi di certe cose in particolare, alcune che succederanno magari già nel volume 2 e sinceramente non vedo l'ora di leggerlo. Quindi l'unica cosa che non mi è piaciuta di questo primo volume è che non ho ancora tra le mani il secondo. Sicuramente continuerò la lettura di Seventh Time Loop. Io spero di avervi dato un'idea di questo manga che mi è piaciuto molto, che spero continuerà a piacermi, l'ho messo in abbonamento e quindi continuerà ad arrivarmi in fumetteria appena escono i volumi, saranno miei. Ma tra l'altro io lo compro da Comics Addiction, la fumetteria di Busto Arsizio, dove lavoro, e facendo abbonamento, quindi aprendo una casella da noi, cosa che potete fare anche online a distanza, si ottiene il 5% di sconto su tutti i fumetti. Poi c'è modo di avere le spedizioni gratis, raggiungendo una certa soglia, molto raggiungibile. E c'è una soglia da raggiungere per le spedizioni gratis anche se vivete all'estero. Quindi, nel caso possa interessarvi, c'è questa opportunità. Comics Addiction ci trovate su Instagram, su Facebook, ma vi lascio qualche link anche in descrizione, come sempre, anche per contattarci, per capire un po' come funziona. Io l'ho messo in abbonamento perché non vedo l'ora di leggermi i prossimi. Questo assolutamente è un manga che continuerò, perché il primo volume mi ha decisamente convinta. Avevo in mente l'anime, non proprio che me lo ricordavo precisamente, però me lo ricordavo e il primo volume non mi ha annoiata perché c'erano cose che appunto avevo già visto,
ma non mi ha neanche delusa perché magari reputo l'anime superiore. Assolutamente no. Disegno piacevole, la storia è quella che conosco ed è stato veramente bello leggerla e niente, mi ha proprio conquistata. Sull'edizione non mi sono espressa, ma perché è proprio la classica solita. Ah, sotto c'è un mini fumetto, però è un'edizione molto semplice che si vede adesso. Particolarità dei contenuti che hanno inserito, il fatto che alla fine c'è una breve parte in prosa che amplia qualcosa, che ci fa capire qualcos'altro. In particolare abbiamo il punto di vista del consigliere di questo Arnold Hayne, il consigliere dell'imperatore, che ci fa capire certe cose, certi retroscena di un momento in particolare. E delle parti del genere si trovano molto spesso, sono pochissime pagine in realtà, però danno quel qualcosa in più. Ma si trovano spesso quando un'opera, un manga si basa su una light novel. Spesso poi viene inserita alla fine dei volumi quella piccola parte in prosa che può andare ad ampliare. Mi sembra di averla vista nei diari della Speziale, ma anche in So I'm a Spider So What e anche in Il mio matrimonio felice. Io di recente vi ho parlato anche della light novel in un video. Ho fatto proprio un confronto tra light novel e manga di questo shoujo romantico bellissimo. E quelle parti che abbiamo in più in prosa alla fine del manga non sono prese, tratte dalla light novel e incollate uguali lì. Sono delle cose sempre in più. E quindi è un valore aggiunto che inseriscono proprio alla fine dei volumi dei manga. Niente, volevo farvi questo piccolissimo appunto. Ma state leggendo anche voi questi due manga? Li continuerete? Cosa ne pensate di questi primi due volumi? Fatemelo sapere nei commenti. E se non li conoscevate già o non avevate ancora deciso di iniziare a leggerli, perché magari non sapevate se potevano fare al caso vostro, io spero di avervi dato un'idea. Ma detto questo, direi che ho parlato troppo, quindi vi lascio un altro video accanto a me da vedere in attesa di uno dei miei prossimi contenuti. Ogni martedì alle 15 pubblico un nuovo video, ma pubblico anche degli shorts, 3 a settimana. Iscrivetevi per non perdere niente di tutto questo. Vi saluto e vi do appuntamento sempre qui ad un prossimo video.